Il parto in casa mi sono resa conto quando abbiamo scoperto di aspettare Giacomo, mi sono proprio resa conto che era già dentro di me, faceva parte della mia storia. La doula è una, appunto, è una donna che accompagna un'altra donna, una madre che accompagna un'altra madre. Una donna che sta per partorire ha bisogno innanzitutto di entrare in relazione con il proprio figlio, di essere ascoltata e quindi di essere sostenuta da un punto di vista emotivo, perché quello che manca di più ad una donna nella nostra società è di essere ascoltata per quello che sta provando e non per quello che dovrebbe provare. Le donne oggi non hanno abbastanza sostegno perché la gravidanza in qualche modo viene taciuta per un po' di mesi. La donna deve continuare a essere donna in carriera, donna che vive in un ambiente sociale e quindi rimanda il contatto con il proprio corpo, con quello che è il proprio figlio e vive soprattutto per la maggior parte della sua vita distaccata dalle altre donne che hanno figli. Finché non è lei stessa madre, non ci si avvicina al mondo della maternità. Quando una coppia comincia a pensare di avere un figlio, quello è il momento giusto per veramente fermarsi e ascoltare il proprio io, la propria voce, per capire veramente che tipo di genitori si vuole essere. E noi abbiamo cominciato questo percorso insieme perché ci siamo proprio domandati cosa volevamo offrire a un figlio. E da lì ci siamo informati, abbiamo cominciato a cercare in rete, che è stato un ottimo supporto, degli spunti. E poi osservando le realtà, le maternità che ci passavano vicino. Dopo il parto, la mamma, vive un momento, di scoperta, quindi in realtà molto bello, dove tutte le sue energie dovrebbero essere concentrate sul bambino, però spesso lo vive in solitudine. E questa solitudine la porta ad avere grandi difficoltà con il bambino, di relazione, spesso dovute anche ad un parto difficile, il puerperio, che in realtà non sarebbero neanche solo i 40 giorni, ma i primi 9 mesi di vita del bambino, questo periodo definito di esogestazione, dove il bambino non è più nella pancia, ma è sulla pancia della mamma, è un momento estremamente delicato, dove la mamma dovrebbe vivere in comunità con altre mamme, con altri bimbi, con una serenità nell'allattare, nel fare le cose quotidiane in compagnia, le cose semplici che facevano forse le nostre nonne. Indubbiamente, dopo la nascita del figlio, soprattutto quando è il primo figlio, gli equilibri della famiglia vengono completamente sconvolti, ovviamente in positivo. Ovviamente bisogna fare un percorso come coppia per ristabilire un minimo di equilibrio, anche se ovviamente ci sarà una nuova nascita che è un qualcosa di diverso. La doula è generalmente una madre che, avendo affrontato quello che è la gravidanza, il parto e il puerperio, si è resa conto di come spesso questi momenti, della vita della donna, perché rientrano assolutamente in una fase naturale della donna, sono vissuti non come dovrebbero essere vissuti. Con delle difficoltà che potrebbero essere assolutamente evitabili e superabili con un sostegno, con una presenza accanto di un'altra figura materna. Infatti, la doula è una madre che fa da madre a queste donne e le aiuta proprio da un punto di vista emotivo, perché è quello che ci manca oggi nella nostra società, no? Quell'ascolto e quel conforto di sapere che comunque c'è qualcuno che ti guarda negli occhi, che magari ti può dire guarda che ce la fai, non interferisce con le sue scelte, le accoglie, cerca di confrontarsi con lei, eventualmente anche di informarla, però assolutamente cerca di entrare in sintonia con quelle che sono le esigenze della madre, in modo tale che sia soddisfatta di quello che sarà un parto e un puerperio. Durante il parto la doula può accompagnare la madre
in ospedale, oppure può affiancarla con delle ostetriche presenti in casa, ed è stato visto che la presenza di una doula o comunque di una figura femminile conosciuta abbatte notevolmente i tassi di cesareo o di medicalizzazioni quali uso di ossitocina, epidurale, episiotomia, e addirittura riduce quasi della metà i tempi di travaglio. In casa la doula invece deve aver comunque la presenza di un'ostetrica, noi non possiamo assolutamente seguire un parto in casa da sole. Le ostetriche sono due nel periodo di termine gravidanza e durante il parto, e una che ti segue per tutto il percorso del parto, quindi il parto in casa non è un'improvvisazione. Le prime difficoltà che abbiamo incontrato come coppia è stato nel momento in cui lei ha deciso di partorire in casa, nel senso che io come papà non ero d'accordo. Dopodiché abbiamo fatto un percorso insieme di coppia e con l'ostetrica che l'ha seguita poi durante il parto, e a quel punto mi sono convinto che sarebbe stata la cosa migliore per lei, perché comunque è la mamma che deve partorire ed è la mamma che si deve sentire a proprio agio nel luogo da lei desiderato, da lei voluto. I vantaggi di un parto non medicalizzato sono sicuramente il permettere il parto naturale, il parto fisiologico, che vuol dire consentire alla donna di sperimentare la sua forza di donna che diventa madre, e un attaccamento con il proprio figlio immediato e ottimale. Parto non ospedalizzato ha il vantaggio, quindi un parto fatto in casa, ha il vantaggio di rispettare quelli che sono i bisogni della madre. Anche questi bisogni assolutamente riconosciuti fondamentali dall'OMS, che è un ambiente tranquillo. Si potrebbe arrivare anche in ospedale a un parto del genere, magari appunto cercando di migliorare le procedure ospedaliere. Allora, io fuori di dubbio lo rifarei, ho già prenotato le ostetriche. Senza ombra di dubbio lo rifarei e lo consiglierei anche ad altre persone, perché comunque non c'è veramente niente di cui aver paura. Là dove c'è una mamma serena, c'è in automatico un bambino sereno e felice, quindi anche un padre che si trova ben inserito in una relazione, in un contesto familiare.